ovviamente bravo, come Alberto sta dicendo, che magari in diretta non si sente, concorrente nei primi minuti, è importante che guardi i prodotti che ci sono, che cominci a studiare, immaginare la ricetta da preparare prima di avventurarsi, perché poi non si torna più indietro, una volta che inizi è difficile, poi è finita, devi continuare, devi riuscire in qualche modo a portarlo a casa quel cocktail. Sì. No, 5 totali. Ah, ok. La gassa gin e cider più 3 prodotti al meno. Poi se ne metti 6, non è... 6, sì. Minimo 5. Enea, c'hai microfonato anche perché è importante anche che spieghi man mano quello che stai facendo. Ok, avrei bisogno di un po' di ricerca. È partito. Sono partito. Hai immaginato già? Sì, ho già un'idea? Ho una mezza idea in mente, un twist su un drink già sentito, però. Ricorda che devi usare 3 CL della gassa G e un prodotto cider, quindi sono obbligatori. Ricorda che i giudici valutano anche come ti muovi, la pulizia. Allora, devo fare un twist sul brand, che è un drink che non so se tanti conoscono. Applauso alla balletta, Francesco. Si chiama l'applauso, hai capito? Ricorda, si è chiamato l'applauso. Ricorda che è molto importante anche lo speech comunque, eh? Abbiamo usato un po' di... per drink 3 cm di succo di limone. Liquirizia. Il colore non è molto bello, ma sicuramente gusto a memoria è buono. A memoria. Piace questo, il giudice è intransigente. Matteo, ti piace questo modo di spiegare i prodotti? Sì, okay. Molto freddo. Molto freddo, giustamente, come la nostra competizione. Sono passati 4 minuti, ne hai ancora 6 a disposizione, Nea. Come ti senti? Sei in tempo? Ovviamente viene anche valutato questo, come si shakera, la tecnica, la ricetta, con tutte cose in cui ovviamente i giudici osservano con attenzione. Parte l'applauso perché siamo a metà del tuo percorso, Enea. Sono passati 5 minuti, quindi ne mancano altri 5. Comunque si sente che sei tranquillo dal microfono, proprio... si percepisce la tranquillità proprio dal tuo respiro rilassato. Non vale per dire. Così non vale per allontanare il microfono. E friendly, Enea, dai, alla fine cos'è? Al massimo i giudici ti dicono che faceva schifo e non è che è un problema, insomma, no? Sarà mica un problema questo, no? Sarà la prima volta. Non ti abbatterai mica per questo. Comincia già a preparare i bicchieri, 4 bicchieri ovviamente, uno per giudice, Alberto, Sava, Matteo, Alessandro, che è anche ideatore, organizzatore e anche colui che ha il potere di confermare o ribaltare la classifica e i 5 punti bonus a disposizione. Ti mancano 4 minuti, Enea, ma ti vedo a buon punto, quindi in realtà, infatti anche il respiro si sente più, sei vivo? Sì. Okay. Si è normalizzato, grazie Natalia per il suggerimento. Importante avere gli assistenti qua, no? Comunque viene pulito, pulisce subito gli attrezzi, sono cose che i giudici comunque magari ne tengono conto. Tonica English Water, Fucking Stone, con botaniche naturali. Ovviamente il prodotto cider, che è uno tra gli ingredienti obbligatori e necessari. Sono 3 ancora minuti a disposizione, Nea. Ovviamente anche questa è una difficoltà per i concorrenti che chiaramente, non conoscendoli, si scherza, si ride, si gioca. Ma l'obiettivo è quello, preparare dei cocktail con almeno obbligatoriamente i 2 ingredienti principali, che sono anche ovviamente partner, la gassa gin. È un prodotto cider più 3 almeno degli ingredienti delle bottiglie, anziché i giudici hanno preparato sotto la mystery box. Mancano 2 minuti e mezzo,
ti vedo assolutamente a buon punto, Enea, no? Sì, dai. Bene, quindi ti avanza tempo, se vuoi dopo in 2 minuti puoi raccontarci anche una barzelletta. No, insomma, non è che... Non arriviamoci troppo perché non è mio che c'è. Enea Pipolo, dall'ottavo nano di Viale Miramare, secondo concorrente della prima tappa della prima edizione di Sole Evento Contest, dalla terrazza del Pier de Roof, che ovviamente ha messo a disposizione la location e il Banco Bar, tutti i prodotti che vengono utilizzati. I cocktail sono già pronti, li sta già servendo, quindi c'hai... cosa facciamo di questo minuto e mezzo, Alessandro? Non era previsto, ci ha spiazzati, cosa facciamo? Li facciamo...